Quando, uditemi amici, quando avvenga che questa mia antipatica cirrosi il fegato e dintorni abbia corrosi, come cirrosi fa che si convenga, quando il medico, chiusa la sua cura, ordinerà portatelo pur via, io voglio per tornare a casa mia sottoterra una magna sepoltura. Ravvivatemi a tocchi di carminio sapientemente la figura smunta, questo fate, indoratemi la punta del naso che non abbia più l'aspetto di un comune cadavere, e i capelli fateli tutti di viola belli e un mai non visto m'abbia cataletto. Trascinino le mie spoglie mortali sei porcellini colorati in giallo e le guardie civili alte a cavallo proclamino stupendo funerale. E va avanti a descrivere questo funerale assurdo con strumenti musicali inventati, con appunto cavalli che saltano sopra il feretro, fino ad arrivare alla fine dove descrive le modalità di sepoltura e la, diciamo, l'architettura della tomba. Infine, sempre mi si tolga al sole dentro una cripta, a un labirinto in fondo, e tutti quanti fior che sono al mondo, cespi di rose e tralci di viole, diffondano la loro primavera giù, dentro al buio delle mie caverne. Ma siccome sono io che ho da goderne, i miei fiori piantateli in maniera che le radici spuchino dall'alto e le corolle spuntino su terra. Di sopra al sasso poi che mi rinserra, questa epigrafe scriva sugli smalto. Qui giace Ernesto Ragazzoni Torta. Nacque l'8 gennaio 1870 e sotto questo motto. D'essere stato vivo non gli